un saluto a tutti e vi dico la mia gioia di ritrovarvi qui all'interno di quell'itinerario che avevamo iniziato sul tema delle storie d'amore che noi umani viviamo e che per noi cristiani sono storie dense di significato nelle quali Dio è presente più che mai. Negli altri due incontri avevamo seguito lo svolgersi del sinodo, i temi che affioravano, avevamo anche cercato di cogliere nell'eco delle discussioni l'orientamento che la Chiesa stava prendendo attraverso la voce dei diversi vescovi del mondo che si erano radunati a Roma, e ci eravamo dati appuntamento proprio per fare una lettura dei risultati del Sinodo, a partire anche da quel documento che il Papa avrebbe saputo comporre diventando la voce delle diverse voci che si erano confrontate, qualche volta dobbiamo dire anche contrapposte in maniera virulenta, e certamente noi oggi abbiamo questa esortazione apostolica che il Papa ha firmato il 19 marzo, la festa di San Giuseppe, che nella tradizione cattolica resta il protettore della famiglia e che poi è stata resa pubblica a metà di aprile, e sulla quale stiamo tutti ancora riflettendo, e effettivamente non sono stati ancora editi dei commenti veri e propri. Qua e là si è tornati su alcune espressioni. Io, avendo seguito i lavori del Sinodo fin dall'inizio, il Sinodo nella sua prima tappa, vi ricordate che il Papa volle due tappe in modo che ci fosse davvero l'apporto non solo dei vescovi, ma che i vescovi, ascoltando i fedeli delle singole chiese, portassero davvero al Sinodo la voce di tutti i credenti. Poi in realtà che i vescovi non abbiano fatto questo, soprattutto in Italia, non hanno interpellato nessuno del popolo di Dio, questa è una patologia della Chiesa italiana, ma sappiate che all'estero, in quasi tutte le comunità, parrocchie e diocesi, i fedeli hanno potuto far sentire la loro voce, mandare dei quesiti, mandare degli apporti, in modo che i vescovi hanno davvero parlato a nome delle comunità e dei fedeli e non a nome proprio. Ve lo posso testimoniare in maniera diretta perché ho lavorato parecchio con i vescovi francesi e con quelli belgi, e sempre all'interno delle diocesi ho anche partecipato a confronti, assemblee di credenti, di presbiteri, di laici, di religiosi, ciascuno cercava di dare il suo contributo in modo che il sinodo fosse davvero quel che dice la parola, synodos, camminare insieme. Ma attenzione, un camminare insieme sinodale come lo vuole Papa Francesco, che non è semplicemente un cammino sinodale. Su questo bisogna che vi dica il mio stupore, il mio personale, perché da sempre ho chiesto e ho dato dei contributi perché la Chiesa Cattolica assumesse un cammino sinodale anche attorno al Papa, ma ho sempre pensato che sarebbe stato possibile un cammino sinodale tra vescovi e Papa,
vescovi certamente che ascoltano il popolo di Dio, ma poi la vera forma del cammino comune era un sinodo di vescovi col Papa, nessun altro. Ebbene, Papa Francesco nell'ultima sessione del sinodo ha rotto questa legge, perché pochi lo sanno, ma è il primo sinodo della Chiesa Cattolica al quale lui ha chiamato semplicemente un laico neppure prete, che è il superiore generale dei piccoli fratelli di Gesù, il quale si è trovato al sinodo, ma non come osservatore o esperto, ma come padre sinodale. Era convinto neanche di votare, poi gli hanno dato la scheda e lui ha detto: "Ma io sono un laico, non sono un vescovo". No, il Papa ha fatto lei padre sinodale e lei vota come gli altri vescovi. È un piccolo segno, ma vi dice la volontà di Papa Francesco, e l'ha detto subito dopo, che un cammino sinodale non è un cammino soltanto della gerarchia che ascolta in modo corale l'un l'altro e con a capo il Papa, ma è un cammino che vuole che camminino insieme e si esprimano insieme fedeli laici, presbiteri e vescovi e il Papa. Questa è una novità assoluta, una novità assoluta. Si sarebbe detto finora che questi cammini sono cammini dei consigli pastorali. No, il Papa ha detto come sinodo: io non intendo solo la dinamica delle chiese antiche e ortodosse con cui i vescovi si stringono attorno al patriarca e camminano insieme, ma è tutta la Chiesa nelle sue componenti. Formalmente questo non è ancora avvenuto in maniera epifanica, però il Papa ha voluto che la preparazione di questo sinodo avesse anche come partecipanti molti laici, il popolo di Dio, e certamente in alcune chiese, soprattutto all'estero, questo è avvenuto con un risultato molto buono. Ebbene, alla fine della seconda tappa del sinodo, nell'ottobre scorso, i padri sinodali hanno consegnato al Papa quelle che vengono chiamate delle prepositiones, delle proposte, dei suggerimenti. Avviene così in ogni sinodo, anche ai due sinodi cui io ho partecipato come esperto, e il Papa poi, rileggendo questi vari suggerimenti, proposte, fa un documento finale che si chiama esortazione post-sinodale. Il Papa ha lavorato certamente con degli esperti, certamente con alcuni che lui ha scelto e che erano addentrati nel cammino fatto durante il sinodo di alcune possibilità, alcune proposte, e poi ha edito questo documento a cui significativamente gli ha dato come titolo Amoris Laetitia, la gioia dell'amore. È vero che Papa Francesco ha a cuore soprattutto la gioia del cristiano. Sovente noi cristiani non mettiamo abbastanza in evidenza come la gioia sia una virtù cristiana. Noi abbiamo un'idea che la gioia sia un sentimento che viene espresso da noi se noi siamo contenti, e se non siamo contenti non proviamo nessuna gioia. All'interno invece del cristianesimo la gioia è qualcosa nella quale ci si deve esercitare,
C'è una gioia che è possibile anche dove c'è la fatica, anche dove c'è la sofferenza. È una gioia che noi cristiani dovremmo imparare a custodire, ad accrescere nel nostro cuore e a non perdere nei momenti di prove e di difficoltà. Perché non è una gioia superficiale mondana, è la gioia di fondo di chi trova senso in ciò che vive e in ciò che fa. Papa Francesco è legato molto a questo tema della gioia. Notate che la sua prima vera enciclica che ha scritto significativamente l'ha chiamata Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo. Qui cambia appena l'espressione, invece di Gaudio c'è Letizia, ma sempre noi traduciamo la gioia, quindi la gioia dell'amore. E questo ci dice già l'intenzione di Papa Francesco, presentare l'amore come qualcosa di gioioso, come qualcosa di positivo, qualcosa che deve essere visto senza diffidenza, senza cinismo, senza una visione dettata da una certa angoscia. Il Papa lo dice anche all'interno della lettera. Io ve lo ripeto in altre parole, ma con la stessa intenzione. Il cristianesimo, nato in ambiente ebraico, portando a pienezza l'Antico Testamento, è nato come una fede che ha grande amore per le realtà del mondo, che vede positivamente tutte le cose create da Dio, perché Dio ciò che ha creato lo ha giudicato buono. Però la storia ha voluto che il cristianesimo si inculturasse nell'ambiente greco. Questo certamente ha significato delle cose molto positive, lo sviluppo, ad esempio, della fede che si confronta con la razionalità, con logos greco, ma è anche vero che a livello di filosofia in quel momento era regnante soprattutto correnti filosofiche platoniche, correnti filosofiche ciniche, le quali avevano molto diffidenza invece proprio per tutte le realtà materiali. Il discorso sarebbe lungo, non vi voglio affatto trattenere su cose filosofiche, ma almeno dirvi che tra le cose materiali che il cristianesimo all'inizio ha considerato buone, sante, gioiose e che poi invece ha considerato con diffidenza, c'è stata anche l'eros, la sessualità e di conseguenza la vita matrimoniale. Lo dobbiamo dire, Papa Francesco lo dice, chiede anche perdono per questo tradimento da parte del cristianesimo nel confronto di realtà volute da Dio e benedette. Però noi siamo giunti, proprio grazie a queste correnti, nel IV secolo, pensate, quindi 300 anni dopo che il cristianesimo si era attestato nel Mediterraneo, addirittura a dubitare che un vero cristiano si potesse sposare. E la Chiesa è intervenuta poi giudicando costoro che negavano il matrimonio come eretici. Però nonostante questo, verso il matrimonio, la sessualità, l'eros, c'è sempre stata diffidenza. E chi appartiene alla mia generazione sente ancora quell'educazione
piena di paura, diffidente verso la sessualità, molto colpevolizzante. Tutto sembrava vietato, la virtù sembrava risplendere nella misura in cui uno negava l'eros, negava il piacere. Tutto doveva essere fatto con diffidenza, con distacco. Lo stesso piacere quasi era giudicato peccaminoso. E abbiamo avuto generazioni e generazioni, io ci penso, e vi dico la verità con grande umiliazione per me, ma con grande ammirazione per loro, famiglie che sono vissute per secoli, in cui addirittura quando consumavano l'amore nell'unione sessuale e celebravano la cosa più bella che Dio ha voluto per noi uomini e per le donne, lo facevano con timore, con paura di fare il peccato, e addirittura arrivavano a non sentirsi degni di partecipare alla comunione eucaristica se prima avevano celebrato il matrimonio pure sacramento attraverso l'unione dei corpi. Questo è il retaggio. E certamente la prima cosa che vi dico è che questa esortazione cambia completamente lo sguardo sulla sessualità, sul piacere, sull'eros. C'è uno sguardo positivo dall'inizio alla fine. Dobbiamo dirlo, c'è un altro sguardo rispetto a quello tradizionale. È vero che è uno sguardo che ha cominciato a mutare a partire dagli anni 50, poi certamente ha avuto una tappa nel Concilio, ma adesso qui c'è un canto. C'è un canto all'amore, c'è un canto all'amore sessuale, c'è un canto addirittura al piacere. E vi basti dire un'espressione forte. Per la prima volta in un testo del Magistero si dice che lo scopo della vita matrimoniale innanzitutto è la comunione e l'amore tra gli sposi e di conseguenza la procreazione. Mentre invece fino a 30-40 anni fa si diceva scopo del matrimonio è la procreazione. Non si metteva neanche in evidenza che la prima grande realtà all'interno della vita matrimoniale è l'amore tra marito e moglie, è questa comunione. Qui dobbiamo anche rendere certamente un grazie su questo, ve lo dico perché io non sono ideologico, a Giovanni Paolo II, che è stato il primo Papa che ha cominciato a riflettere su una teologia del corpo, su una teologia dell'eros, su una teologia della sessualità in termini positivi, non in termini angosciati, non in termini cinici. Però questa esortazione è un vero canto. È un vero canto e ci lascia qualche volta addirittura allibiti. Non sto lì a trattare tutto, ma c'è addirittura un passaggio che accetto con molta gioia. Sono cose che ho sempre detto, ma sono molto meravigliato che un Papa arrivi a dirlo. Ve lo dico che cos'è? All'interno di una lettera, un'esortazione come questa, io da monaco che ho acconsentito al celibato come vocazione, avrei voluto che si trattasse anche del celibato accanto al matrimonio. L'avevo anche scritto prima, vi posso dire, l'ho anche fatto sapere il Papa. E certamente c'è un passaggio del celibato in cui dice il celibato per il regno è una vocazione degnissima, ma aggiunge subito stando attenti che il celibato non sia un privilegio di egoismo. Mi sono sentito punto.
perché ho visto finire tutta questa poesia del celibato, via migliore, via di santità. Voi poveri sposi, Dio vi perdonerà, ma siamo noi che abbiamo questa vita così straordinaria, che la chiamavano vita angelica. E poi il Papa dice, sì, purché non sia una via che nasconde molto egoismo. E da monaco l'ho sempre detto, non è vero che la nostra vita è più difficile della vostra, di voi sposati. Io mi inchino di fronte a voi, perché sì, noi rinunciamo alla sessualità, rinunciamo a un amore specifico, è un sacrificio, ma il vivere sempre insieme nella fedeltà, notte e giorno, come fate voi, il poter mai decidere qualcosa se non in sinfonia con chi vive l'amore, la moglie, il marito, permettetemi di dire, noi monaci, noi religiosi parliamo tanto di ubbidienza, ma siamo molto più liberi di voi, sappiamo. E quindi il Papa mette i puntini sugli i, dice sì sì, ma perché? Ecco, per dirvi che ha sorpreso anche me quanto questa positività diventi non una positività poetica, aulica, astratta, ma ben letta nelle vostre vite. Ebbene, cosa posso dirvi di un documento che è diventato molto grande? Sono 270 pagine, è uno dei testi pontifici più lunghi e magari può dispiacere, anche perché so bene che per i cristiani è difficile leggere un libro e questo 250 pagine è un libro abbondante e molti non lo leggeranno. Non penso che con la loro vita, con il loro ritmo, con le difficoltà che ci possono essere anche a leggere questo tipo di letteratura, molti non lo leggono. La speranza, così spera il Papa, è che i vostri presbiteri vi facciano una catechesi a partire dal testo e che riescano a compiere anche in voi una conversione di sguardo su queste realtà che toccano la maggioranza degli uomini e delle donne cristiane o del mondo, perché la maggioranza degli uomini e delle donne percorre storie di amore in una vita con tutte le possibilità, certo, di forme diverse, matrimoniali, convivenze di diverso tipo, ma sono sempre storie d'amore. Io cercherò non di farvi una sintesi, perché altrimenti rischio di dirvi nulla, troppo denso e troppo grande, ma di darvi alcuni tasselli perché voi in qualche misura conosciate l'essenziale di questa esortazione del Papa, possiate misurarne la novità e se volete poi andare ad approfondire certi temi. Cominciamo a dire una cosa. Questa esortazione è un'esortazione sulle storie d'amore, sull'amore vissuto concretamente e realmente da uomini e donne. Una delle cose che io temevo e che certamente con altri avevamo chiesto al Papa di tenerne conto e di non darci nell'esortazione una visione di famiglia ideale. Perché vedete, c'è un vizio all'interno della Chiesa, che quando si parla di famiglia sono tutte famiglie ideali, che van bene. Poi ultimamente c'è questa moda terribile che ogni tanto devo subire,
perché vado a fare una conferenza e poi vicino alla mia conferenza mettono le testimonianze, marito e moglie che vanno lì e che parlano della loro vicenda, sempre bella, dorata, ci siamo sempre amati, abbiamo mai litigato, sempre d'accordo. A volte mi viene da dire, se così il matrimonio meglio non farlo, perché sono famiglie che non esistono. Le nostre famiglie sono famiglie in cui c'è molta contraddizione, in cui c'è una storia d'amore qualche volta contraddetta, c'è l'infedeltà di uno dei coniugi. Se non c'è un'infedeltà consumata col corpo, ma sapete ce ne sono tante col desiderio, e per Gesù Cristo è proprio la stessa cosa, perché il cammino della famiglia è difficile, non si cresce in tempi uguali, perché addirittura nel far l'amore bisogna imparare ad essere sinfonici, il che è di una difficoltà, di una disciplina, di un'ascesi molto pesante e lunga. Pensate solo all'interno dei vostri itinerari quando si tratta di celebrare l'amore e che uno dei due coniugi non è disposto perché è stanco, perché in quel momento è oppresso da altri problemi, e affinché ci sia sinfonia tra i due a volte c'è l'attesa, a volte ci deve essere anche un po' di disponibilità, di sacrificio, ma tutto questo non è facile. Non abbiamo storie ideali. E poi arrivano i figli, e i figli li desideriamo, non tutte le volte, qualche volta arrivano senza essere desiderati. E poi quando arrivano non sono come noi ce li aspettiamo. E quante volte sentiamo uno e l'altro, ma cosa ho fatto per mio figlio, come l'ho educato bene, ma come ha fatto diventare un delinquente? Magari con molto tormento andando a cercare le proprie colpe. E poi arrivano le età diverse nella famiglia. All'inizio, sapete, l'amore e l'innamoramento è una primavera, tutto va bene, c'è grosso entusiasmo. E poi, dopo un po', l'entusiasmo, la convinzione, la routine, i giorni sempre uguali, la fatica magari del lavoro, l'essere dislocati per il lavoro in luoghi diversi dove si cresce in un altro ambiente con altre persone che hanno un altro mondo culturale o morale, e continuare a crescere insieme è difficile. E poi oggi la vita è diventata lunga, anche per le coppie, non si muore più. Ma è vero, sapete, una volta con una vita media di 45 anni, la fedeltà era anche più facile. Eh sì, perché adesso io vedo che persone a 60 anni, se voi volete, nella follia e nella paura inconscia della morte, credono di poter iniziare un'altra vita e hanno il coraggio di separarsi a 60 anni. Tutto questo una volta non si dava. Quindi le famiglie ideali oggi dove sono? Chi di voi non ha un figlio, una figlia, una sorella divorziata che ha dovuto constatare il fallimento del lavoro? Chi non ha dei figli adottati? Chi non ha dei figli o dei parenti che convivono? Sono la maggior parte, le chiamiamo noi, famiglie irregolari. A me non piace questa dizione. E Papa Francesco due volte ha già detto in omelia a Santa Marta: non mi piace dire famiglie irregolari. È vero, abbiamo addirittura difficoltà di linguaggio a dirle. Cosa sono delle convivenze? Famiglie in attesa del matrimonio? Qualche volta sì. Sovente i giovani non si sposano dicendo ci sposeremo dopo, per adesso vediamo. Sovente non hanno le condizioni economiche per farlo. Sovente non hanno la sicurezza dentro di poter dire un sì per tutta la vita.
E poi ci sono convivenze che sono totalmente inedite per noi oggi, una volta erano nascoste. Ci sono convivenze di persone che hanno un orientamento omofilico. Tutto questo vi fa dire che oggi la famiglia ideale davvero non c'è. E quelli che credono di vivere una famiglia ideale stiano attenti, perché la vita è lunga. La vita è lunga. E se vogliono eventualmente recitare la scena, lo possono fare ogni volta che sono in mezzo agli altri. Ma vi dico io per esperienza, se non ve lo dicessi sarei falso, che tante persone che ho visto quando sono con gli altri, che sembra che si muovano col sorriso guardandosi sempre negli occhi, incapaci di fare un passo se non sorridono alla moglie o viceversa, che poi quando vengono a parlare con me cosa non dicono dell'altro coniuge e dell'impossibilità a vivere con loro. Quindi, ecco il pregio di questa lettera. E attenzione, lo si era chiesto al Papa, perché in realtà ancora nella seconda sessione sinodale molti avevano fatto interventi sul matrimonio non reale, così come deve essere, ed è giusto. C'è un matrimonio che sta nel piano di salvezza di Dio che la Scrittura ci propone, così come c'è la santità. Ma poi noi siamo santi. E così dovremmo avere il coraggio di dire: sì, c'è un matrimonio propostoci da Dio, al quale noi tentiamo di aderire, molte volte lo contraddiciamo, alcune volte addirittura diventa un fallimento, alcune volte in questo cammino finiamo per diventare cattivi gli uni verso gli altri. Ecco il matrimonio che va ascoltato per poter dire una parola da parte del Signore. Quindi, prima di tutto, è un'esortazione sull'amore reale, vissuto. Non è una visione dottrinale. Seconda cosa, questa esortazione non vuole essere un documento finito che determina tutto, è il Papa che lo dice, ma vuole essere un documento ispirante che va applicato poi nelle situazioni concrete da cristiani, da persone concrete. Il Papa fa una confessione all'inizio dicendo: non si deve dire tutto, non si deve dare un diritto che copra tutte le situazioni, non si deve dare una dottrina finita, completa, in cui tutti dicono ormai tutto è stato detto. No, perché tutto si accresce, tutto si approfondisce, tutto si evolve, e se anche non cambia il nocciolo del messaggio, cambia il rivestimento. Ma cambia il rivestimento significa cambia il linguaggio. E quindi noi dobbiamo pigliare atto che questo è un documento ispirante, lui dice, che può avere addirittura diverse applicazioni. Cosa significa diverse applicazioni? Che una parola che sta all'interno dell'esortazione può essere realizzata nella Chiesa di Africa in un modo molto differente dalla Chiesa di Germania. Alla fine del sinodo il Papa l'aveva detto, era arrivato a dire: attenzione, ormai dobbiamo pigliare atto che alcune situazioni che in alcune chiese sono addirittura un sacrilegio, in altre ci si interrogano se non siano situazioni comunque con un po' di positività. Il riferimento era soprattutto all'omosessualità, di cui si doveva parlare nella seconda sessione del Sinodo, ma c'è stato un tale muro di opposizione da parte dei vescovi africani
che non solo non se ne è parlato, ma loro hanno detto: questo resta il peccato dei peccati, peccato che grida vendetta al cospetto di Dio, secondo l'antica formulazione del catechismo. Non si può assolutamente parlarne e dire niente di buono. Io ho un gruppetto di questi padri vescovi africani, in una piccola riunione a cui mi avevo chiamato, ho osato fare una domanda. Dire: ma voi pensate che se ci sono due persone che vivono un amore omosessuale, davvero tutto sia demoniaco, non ci sia niente di buono? Avete il coraggio di dire che tutti i loro sentimenti sono diabolici? Silenzio. Seconda domanda. Ma io ho seguito delle convivenze di cui uno dei due moriva di AIDS e ho visto che l'uno andava all'ospedale, lo curava, lo assisteva, aveva cura, manifestava un amore che i genitori di quel morente di AIDS non avevano verso loro figlio. Ebbene, in questo c'è qualcosa di buono? Attenzione, non si tratta di dire dunque il matrimonio agli omosessuali. La Chiesa questo non potrà mai farlo, perché le scritture, salvo che vengano interpretate un giorno in tutt'altro modo, lo impediscono. Ma semplicemente dire: ci sono anche situazioni che sono oggettivamente di peccato, negative, ma in cui qualcosa di buono c'è. Noi uomini non siamo tutti bianchi o tutti neri, abbiamo delle zone anche di grigio in ciascuno di noi. Ma i vescovi africani su questo non ne vogliono sapere, quindi hanno impedito che se ne parli in maniera assembleare, se ne è parlato solo nei gruppi, e hanno chiesto al Papa che non si parli di questo. Allora l'unica menzione che se ne fa, si dice, parlando della famiglia, se i genitori a un certo punto scoprono che hanno un figlio omosessuale, abbiano grande rispetto di lui, del suo orientamento, lo amino lo stesso, è un figlio di Dio, fa parte della Chiesa come gli altri e basta. È poco, ma almeno interroga quelli che hanno l'occhio e che vorrebbero vedere soltanto tutto nero o tutto bianco. Il Papa dice: allora non entro nei particolari, in sostanza, non affronto dei casi specifici, devono essere le chiese diverse che prenderanno degli orientamenti diversi. E qui vedete, per la prima volta forse nella storia della Chiesa Cattolica, si fa un sinodo e un documento in cui appare per la prima volta che non c'è solo la fede, ma che c'è anche la cultura, e che se la fede ci può unificare, la cultura in cui la fede si esprime qualche volta ci contrappone e ci divide. Era una cosa che noi cattolici non sapevamo neanche immaginare. Roma parlava, valeva in Africa come in Europa. E adesso Roma può parlare finché vuole, ma l'Episcopato in Germania recepisce questo e lo traduce con una pastorale diversa, e in Africa una diversa, e in Vietnam una diversa, e questo perché si vuol tener conto anche della area culturale, perché la fede non è distaccata dalla cultura. Terza cosa. Questa esortazione non si conclude con delle risposte generali e definitive da applicarsi in modo globalizzato. Sono di nuovo parole del Papa. Certo, le persone se voi volete cercano, attendono che Roma si esprima in modo molto preciso. E molti dicono:
altrimenti c'è ambiguità nelle parole del Papa. Ma il Papa mette, vorrei dire, il piede in avanti, dice: attenzione, io chiedo a voi un cammino di discernimento, lasciatevi ispirare dal documento, ma poi ascoltate la comunità cristiana e insieme arrivate all'applicazione del documento, il che significa un'applicazione in forme molto plurali e diverse. Infine, ultimo tratto, è un documento straordinario, diverso dai documenti precedenti del Magistero del Papa, perché non rompe con la tradizione, non rompe con la dottrina, ma ne fa un approfondimento tale di questa dottrina da renderla giudicata dal Vangelo di Gesù. È un documento che vuole dare speranza, dare consolazione, non vuole separare i peccatori dalla Chiesa, ma li chiama piuttosto a sentirsi Chiesa, accanto agli altri che sono tutti peccatori, tutti sotto la misericordia di Dio. Tentiamo allora una lettura di questo documento, nell'essenziale e nei punti che sono i più determinanti, i più nuovi, quelli che certamente richiederanno anche a voi, come richiedono a me, come richiedono ai vescovi, alle chiese, un cambiamento di mentalità. Ripeto, non un cambiamento della dottrina, ma un cambiamento di mentalità assoluto. Il documento si compone di 9 capitoli, ma io inizio dal capitolo 4, il capitolo centrale, che è un canto all'amore. Il Papa prende il canto all'amore dell'Apostolo Paolo in 1 Corinti 13, lo conoscete tutti pressoché a memoria: se io anco parlo le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho l'amore, non sono nulla. E se io distribuisco i beni ai poveri, ma non ho l'amore, non sono nulla. E se io addirittura divento martire, ma non ho l'amore, a nulla mi giova. E poi l'amore pazienta, l'amore sopporta, l'amore fa il bene. Ecco, questo cantico il Papa lo prende e lo commenta. Lo commenta in una maniera più che poetica. Fa un canto all'amore soprattutto coniugale. Questo amore che passa attraverso l'incanto dell'innamoramento tra un uomo e una donna, che si sviluppa come attrazione e come bisogno l'un dell'altro, che si edifica poco a poco nella conoscenza reciproca, la quale accresce l'amore, e che deve portare a un amore che riesce ad essere fedele, ad aver cura dell'altro, a sopportare l'altro, a perdonare l'altro, a fare insomma della vita un capolavoro, un'opera d'arte. Questo capitolo è un vero canto all'amore coniugale, all'amore dell'uomo e della donna. È perfino ispirato, vi dirò, perché è un commento non esegetico semplicemente, non semplicemente teologico, ma proprio vuol far capire ai cristiani: non abbiate paura dell'amore, non abbiate paura della sessualità, che l'amore ha bisogno assolutamente per essere espresso. Non abbiate paura dell'amore che si fa storia, anzi abbiate fiducia, abbiate speranza. È un amore benedetto da Dio,
È un amore che dà senso alle nostre vite. È un amore che, se perseverante, vince la morte. È veramente il capitolo cuore di tutta l'esortazione. E se voi la leggete, leggete prima, vi consiglio il capitolo quarto, perché è come pigliare un'ottica, una vista già diversa da quella che tutti noi posseggiamo. Noi pensiamo sempre che questo amore sia impossibile, sia difficile, che questo amore sovente sia un peso da portare, che noi non siamo all'altezza. Ecco, invece noi abbiamo davvero in questo capitolo quarto un vero canto, ispirato, vi dico, all'amore. Se mi dicessero che cosa vuoi che leggano i fidanzati, era difficile fargli leggere qualcosa di buono finora, eh? Vi dico la verità, qualche volta io dovevo addirittura ricorrere a un libretto che non è neanche cristiano, che è il libretto di un musulmano, il profeta, qualcuno di voi forse l'ha letto, perché le più belle cose sull'amore, sul rapporto in famiglia, le ha dette costui. Ecco, adesso direi, leggiti il capitolo quarto dell'esortazione del Papa, è veramente molto buono. E allora, a partire da questo, faccio un'escursione nei capitoli precedenti e poi veloce sugli ultimi, ma fermandomi sul penultimo, che è quello che richiede forse più conversione alla Chiesa Cattolica per la sua pastorale. Nel primo capitolo, non poteva essere che così, il Papa si rifà alle prime pagine della Genesi. Ritorna sul racconto della creazione, insiste su quelle parole che sono per noi così fondamentali: Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Se voi pensate questo testo, che è di 3.000 anni fa, con cui i redattori finali hanno iniziato la Bibbia, per dire chi è veramente l'umano, ecco, noi siamo sorpresi. 3.000 anni fa l'umanità è vista come umanità voluta da Dio a sua immagine e somiglianza, ma in cui c'è il maschio e c'è la femmina. E insieme maschio e femmina riflettono la vita di Dio, ne sono un'immagine. Dio non è un Dio chiuso su se stesso, è un Dio che è amore. Ed ecco allora che se noi uomini riusciamo ad avere un'immagine di Dio, un suo riflesso, siamo subito rimandati all'amore che noi viviamo e che conosciamo nella vita e dal quale viene la vita, che è l'amore di un uomo e di una donna. Un maschio e una femmina, dice la Bibbia, che si attraggono l'un l'altro, che sentono la necessità l'uno dell'altro, che sentono nell'altro un aiuto necessario e che iniziano questa storia d'amore che in una comunione profonda diventa addirittura feconda e i figli generati ne sono la testimonianza. Questa visione buona, positiva, voi sapete che alla fine di questo racconto della creazione l'autore della Genesi dice: e Dio vide che questo era molto buono. Tov meod in ebraico. Non solo buono come gli altri giorni in cui Dio ha creato il sole, la luna, gli animali, le piante. Quando creò l'uomo e la donna, Dio vide che era molto buono.
Tov Meod, molto buono. Dove qui noi abbiamo davanti la visione che la femminilità è cosa buona, la mascolinità è una cosa buona, questa differenza sessuale è una cosa voluta da Dio e di conseguenza l'attrazione dell'uno verso l'altro, questo cercarsi e questo esprimere poi una comunione attraverso la sessualità, l'unione dei corpi, è qualcosa che Dio reputa molto buono, tanto vero che la Bibbia dice subito li benedisse l'uomo e la donna, li benedisse, gli ha dato la benedizione. Questa è la visione che noi dobbiamo avere, non una visione paurosa, non una visione carica di diffidenza, non una visione che disprezza, come sovente piuttosto è accaduto, sì, nella storia, è accaduto anche nella tradizione cristiana. Il disprezzo della sessualità, il disprezzo della femminilità. Io non voglio mica fare polemiche o attivare polemiche, perché poi quelli che sono vecchi non ne hanno bisogno di sapere tante cose, ma i giovani vi vorrei dire che nella vita monastica, io faccio sempre riferimento a me, sono un monaco, nella vita monastica, ancora nel 1970, quando una suora faceva i voti, gli si dava il nome maschile, perché era indegno avere il nome di una femmina. Per cui tra le benedettine voi trovavate Suor Giuseppe, Suor Antonio, Suor Raffaele, non Raffaella, no, perché era un nome di una donna. E guardate, conosco ancora alcuna di queste benedettine che ha 90 anni ma ormai si chiama Giuseppe. Ma era per dirvi, ormai nella spiritualità cristiana, la diffidenza della differenza sessuale, e poi diciamo verità, veniva soprattutto caricata sulla donna, perché l'uomo era pur sempre esaltato, la donna era poi oggetto di disprezzo, subalterna all'uomo, sottomessa all'uomo. D'altronde siamo arrivati fino a poco tempo fa che il codice civile italiano esprimeva col matrimonio, la domanda la faceva: sarai tu sottomessa a tuo marito sempre? Adesso è diventato reciproco, ma ancora i matrimoni che quando ero piccolo assistevo era ancora in questo senso: seguirai il marito, non si diceva cercate di seguirvi l'un l'altro, ma era tutto un mondo, vedete, che non era coerente con questa pagina, che pure è della scrittura ed è una pagina di 3000 anni fa. Ecco allora la visione positiva che il Papa mette in evidenza: uomo e donna insieme nella loro relazione d'amore, uno necessario all'altro, perché, come diceva Dio, non è cosa buona che l'uomo, l'umano, sia solo. Ha bisogno di una differenza speculare davanti a lui, che è la differenza sessuale. Per cui l'uomo cerca la donna cerca l'uomo. E la storia d'amore si fa essenzialmente attraverso questa differenza. Tra l'uomo e la donna, certo, c'è inquietudine, perché in questo cercarsi l'un l'altro, in questo attirarsi, si insinuano tante tentazioni nell'uno e nell'altro. La violenza, il trattare l'altro come una cosa, il fare dell'altro nella relazione sessuale semplicemente uno strumento per il godimento, non un partner con la stessa dignità.
Tutto questo, se volete, è la contraddizione poi a questo cammino di amore, che l'uomo ha testimoniato subito. Ed è significativo che nella storia che subito dopo ci propone la Bibbia, subito dopo questo inizio voluto da Dio, un fratello uccide l'altro fratello. Addirittura le donne sognano poi di accoppiarsi con dei giganti, esseri celestiali. È una forma di mania di fare una razza molto forte facendo meno degli uomini. E gli uomini sognano in qualche misura di poter fare delle donne semplicemente delle schiave che sono al loro servizio. Abbiamo di tutto nella Bibbia, abbiamo di tutto. Anche nostro padre Abramo, grande padre della fede, è vecchio, non ha figli perché sua moglie Sara è sterile. Tutti e due stanno piangendo, che faremo, che faremo? Dio gli ha detto: ti do una discendenza numerosa come le stelle. Io immagino povero Abramo, si metteva a contarle, aveva 90 anni, neanche un mezzo figlio. In quel pianto Sara dice: guarda, proprio perché ci sia la tua discendenza, fa una cosa, va a letto con la schiava, fatti un figlio da lei come se fosse il mio. E Abramo fa così. Se voi volete, non un utero in affitto, ma un utero in prestato. E poi nasce Ismaele. E Ismaele poi, come in tutte le famiglie dove c'è una madre vera, una matrigna, Ismaele è odiato da Sara, il quale lo caccia perché non era suo figlio, finché poi gli nasce Isacco e finalmente c'è il figlio. E poi avranno due figli, Esau e Giacobbe. Esau e Giacobbe, uno ladro, l'altro furbo, hanno cercato tutta la vita chi fregava l'altro, fino a separarsi e dare origine a due tribù molto differenti. E ancora adesso i musulmani dicono: noi non discendiamo da Isacco, discendiamo da Ismaele, lo sapete, fanno risalire là la loro differenza. Vedete poi queste ferite, ma sono ferite umane, che sono nelle nostre famiglie. Per cui non c'è idealismo, ma c'è davanti il progetto di Dio, come Dio avrebbe voluto. Voleva che ci fosse comunione tra uomo e donna, in un'alterità che non fosse fusionalità. Voleva una comunione senza strumentalizzazione dell'altro partner, che non fosse ridotto a mero strumento di piacere o ridotto a una schiavitù. Dio voleva che ci fosse una relazione, una comunione in cui uno non cosificava l'altro, ma insieme si camminava aiutandoci in una solidarietà in cui rinnovare l'amore e da questo amore far nascere il frutto della vita. Ecco quello che voleva Dio. Il Papa lo ricorda, il primo capitolo è dedicato a questo. Nel secondo capitolo, quasi oserei dire continuando questo discorso, il Papa fa la lettura della situazione oggi. Le famiglie come sono? È una lettura, se voi volete, molto sociologica. È quella lettura che molte volte fate anche voi, che ci aiutano a fare, penso, quanti scrivono su questa situazione anche non cristiani. Penso a miei amici come Galimberti, come Recalcati, penso ai grandi maestri come Fromm, sono citati all'interno dell'enciclica. Il Papa per la prima volta nell'enciclica cita degli autori che non sono neanche cristiani, come Fromm,
che certamente ha avuto un significato a farci meditare su che cos'è l'amore, su avere, essere. Conoscete bene, credo, qualcuno dei suoi libri. Il Papa arriva addirittura a ricordare in questa lettera il pranzo di Babette. Avete presente questo film? Che dice così straordinario, perché in una famiglia a volte per andare d'accordo bisogna saper far festa e ci vuole qualcuno che sappia far da mangiare bene. Se non c'è nessuno neanche che fa da mangiare bene, la vita in famiglia diventa davvero un po' pesante. Ma fa una lettura della situazione oggi, in cui certamente la famiglia è più colpita di altri tempi, perché non ci sono più le ragioni sociali che la tengono insieme. Anche lì, però, il Papa fa tutto questo non con la negatività, la lotta contro la modernità, il disprezzo dell'attuale società, un po' come diciamo gli ultimi papi erano abituati a fare, mescolando sempre intransigenza della dottrina molto dura e disprezzo del mondo attuale. Tutta la società era nera. Il Papa no, dice è inutile continuare a piangere. Dobbiamo vedere anche in quello che sembra male quel po' di bene che c'è. Vedete la conversione che ci chiede? È difficile per tutti, anche per me, perché noi sovente vediamo il male e ci fermiamo lì. Il Papa dice, ma dietro il male non vedete la sofferenza? E qualche volta non vedete frammenti di bene? È veramente un capitolo molto importante. E lui rimprovera, dice la Chiesa deve convertirsi, deve confessarsi, che ultimamente in maniera ossessiva, parlando sempre contro la sessualità, non faceva più comprendere ciò che è buono nella sessualità e appariva tutto pericoloso se non male. Sono veramente pagine che ci danno un'altra aria, un altro clima. Dice a un certo punto, smettiamo di fare denunce contro la società attuale. Andiamo verso la società attuale così com'è. E qui torna una sua immagine, voi sapete che dice sempre, il mondo è come un ospedale da campo. La Chiesa è come un ospedale da campo. Se uno vuole andare in un ospedale da campo e vedere tutto bello, poverino, non ci vada. Se ci va, troverà delle ferite, troverà gente che soffre, troverà gente che impreca, troverà gente che bestemmia. È la nostra vita, è il nostro mondo, nessuna illusione. Poi passa al terzo capitolo, in cui cerca di dire il messaggio del Vangelo sulla famiglia. Fa vedere la famiglia con lo sguardo di Gesù, questa possibilità di uno spazio di amore. Certo, è ciò che vuole Dio, non ciò che noi realmente siamo, ma è un invito a fare questo cammino con speranza. Dietro al Signore si può. Il matrimonio è un sacramento perché vuole narrare l'amore di Dio fedele per noi. E il nostro impegno è quello che gli uomini capiscono, qualche frammento, qualche scheggia di questa verità, che Dio ci ama sempre. E nel matrimonio a volte l'esercizio è amarci sempre. Abbiamo già visto il capitolo quarto, quella gemma preziosa, incastonata al cuore dell'esortazione. Il capitolo quinto, sesto, cercano di delineare una pastorale attuale per la famiglia. E sono capitoli che si reggono su tre verbi. Sto andando verso la fine, non temete. Tre verbi che sono molto importanti.
E basta questi per dire l'essenziale di questi capitoli. Primo verbo, accompagnare. Lui dice: è venuto il tempo che la Chiesa accompagni le storie d'amore. Che cosa significa? Che la Chiesa accompagni le persone quando l'amore sboccia, che la Chiesa le prepari davvero a una vita, a una storia d'amore attraverso il matrimonio, che la Chiesa continui poi dopo a accompagnare gli sposi, le famiglie nelle loro difficoltà, che nella Chiesa ci sia gente pronta ad ascoltare più che sempre a comandare e a dare consigli. Si tratta di accompagnare, vedete, lui dice accompagnare ascoltando le difficoltà, ascoltando le loro gioie, accompagnarli sempre, anche quando sembrano percorrere cammini lontani dalla Chiesa, non giudicarli, non escluderli, ma andarli a cercare. E non andarli a cercare come clientela religiosa, ma perché uomini e donne che hanno bisogno di uno sguardo, hanno bisogno di non sentirsi soli. È molto bello questo brano e questa insistenza del verbo accompagnare. Secondo verbo, il più difficile. È un verbo, diciamo la verità, che risuona neanche all'interno della comunità cristiana. Io ve lo dico, ma per qualcuno si dirà: ma cosa significa? È il verbo discernere, con la parola discernimento. Questa è un'operazione, discernere, che tutta la Chiesa deve imparare. Cosa significa discernere? Discernere significa abituarci a pensare per arrivare a giudicare da noi stessi. Ora, nella Chiesa noi siamo stati abituati che giudicano i pastori per noi. Loro danno le direttive e noi li seguiamo. Noi siamo le pecore obbedienti, loro ci danno gli ordini. Il Papa dice: questa è una Chiesa immatura. Non è una Chiesa fatta di cristiani adulti, è una Chiesa debole e quindi è una Chiesa che è incapace soprattutto di vivere le storie dell'amore in famiglia. E allora lui insiste su questo verbo e dice che discernere è un esercizio che deve fare ogni cristiano. Per arrivare, notate bene, a realizzare una parola di Gesù. Adesso ve la dico e sono sicuro che la maggior parte di voi dice: abbiamo mai sentito che Gesù ha detto questa parola? C'è nel Vangelo, ma nessuno predica sopra. Gesù a un certo punto dice alla gente che lo segue: e perché non giudicate da voi stessi? Gli hanno fatto la domanda a Gesù: che cosa è buono e cosa è male. Gesù dice: sì, ma perché non giudicate da voi stessi? Perché volete che un altro giudichi al vostro posto? Dov'è l'esercizio della libertà e dell'intelligenza che ogni uomo, ogni donna ha? Guardate che è un rimprovero duro di Gesù. Però nella Chiesa risuona mai. Anzi, siamo tutti tesi a dire: no, non discernere, ti dico io quel che devi fare. Quasi la paura che lo Spirito Santo parli in voi, perché lui sembra abituato a parlare solo a noi persone rappresentative sue, monaci, preti, vescovi. Su di voi è silente? No. Voi dovete imparare a discernere, e vi permetto di dire, questo è l'aspetto più nuovo di tutta la lettera, che sarà il più difficile da realizzare ed è l'aspetto contro il quale si sono sollevati i tradizionalisti, gli integralisti, dicendo la lettera è ambigua. Ancora nei giorni scorsi, lunedì, due cardinali hanno fatto una
un articolo e una conferenza a Roma dicendo, è una lettera con molta ambiguità, lascia tutto nella penombra, non dice chiaramente sì sì o no, no, non dice una parola, lascia che la gente giudica e il caos e la bagarre, di conseguenza la Chiesa diventerà un luogo in cui tutti fanno quel che vogliono. Non è vero. Certamente c'è un rischio se noi non siamo capaci a formare coscienze di laici, uomini e donne, esercitati a giudicare, esercitati a pensare, esercitati alla libertà, alla parresia, al parlare francamente, all'ascoltare la voce di Dio in profondità. Certo, chi non ha coscienza non può discernere, ma la coscienza ce la formiamo. E la Chiesa in questo deve essere davvero un'educatrice alla formazione della coscienza. Io credo che se Gesù venisse oggi dice la stessa cosa che ha detto allora. Come mai sapete giudicare i segni dei tempi, se fa bello o se fa brutto, e non sapete giudicare ciò che è buono o ciò che è cattivo? Da voi stessi, da voi stessi. Ora è chiaro che qui Francesco ha aperto il tema della coscienza e su questo dobbiamo essere chiari. La parola coscienza è una parola che addirittura nasce in ambiente monastico nel 1100, la parola coscienza italiana, ed è una parola tipicamente cristiana. State attenti, cum scientia. Si tratta di vedere le cose con la sapienza, le cose meditate col pensiero. Ma la coscienza è in ogni uomo il luogo in cui Dio parla. Però in tempi di autoritarismo, e diciamolo pure, in tempi in cui la gente viveva in una rozzezza, non c'era cultura, insomma non neghiamo questo senza nessun disprezzo della gente, ma è vero che ancora anche in certe regioni del mondo c'è una situazione che non è più animalesca, è già umana, ma non abbiamo ancora fatto un vero cammino d'umanizzazione. Di fronte a questo, quelli che erano le autorità preposte discernevano e giudicavano loro, di conseguenza comandavano. Per essere molto precisi, quando questo termine della coscienza era stato inventato dall'ambiente monastico cristiano ed ha cominciato a essere un elemento del pensiero moderno, la Chiesa, ahimè, disse che la libertà di coscienza era assolutamente inammissibile. E poi siamo arrivati al Concilio Vaticano II, dove all'interno della Gaudium et Spes, questo testo sull'uomo nel mondo attuale, il cristiano, la Chiesa nel mondo contemporaneo, arriva a dire che c'è un luogo in ogni uomo, che è un santuario nelle sue profondità del cuore, in cui ogni uomo può ascoltare la voce di Dio. Quel luogo è la coscienza, ed è l'autorità più grande che ha un uomo su di sé. Addirittura, notate bene, questa è formulazione cattolica, cattolica, e Benedetto XVI l'ha ripetuto più volte, di fronte a un giudizio che devo dare, io devo informare la mia coscienza, devo illuminare la mia coscienza, devo ascoltare la parola di Dio, devo ascoltare la parola della Chiesa, ma alla fine devo seguire la mia coscienza, anche se fosse erronea, anche se fosse erronea, perché l'autorità ultima è la mia coscienza. Questo è il pensiero cattolico.
pochi lo dicevano. Papa Benedetto l'ha ripetuto alcune volte, poi non l'hanno sentito. Ma proprio lui ricordava che il Cardinal Newman, da lui fatto santo, siccome era anglicano, si è fatto cattolico, gli dicevano: ah, adesso cosa farai? Farai semplicemente a ripetere tutto quel che dice il Papa, perché voi cattolici non avete cervello, basta che il Papa parla e lo seguite. Lui rispose da gran signore, doveva ancora diventare cardinale, dice: nel caso che ci sia da discernere qualcosa, io prima brindo al Papa, alla sua salute, poi seguo la mia coscienza. Ricordatevi questa scena straordinaria di un santo. Brindo al Papa, cioè lo ascolto, gli rendo onore, ma seguo la mia coscienza. E allora il Papa chiede questo. Attenzione, non dà una morale di situazione come qualcuno sta denigrando il Papa. Il Papa dice semplicemente che bisogna fare questo discernimento attraverso una coscienza informata, illuminata, matura, che sappia giudicare ciò che è bene e ciò che è male. E addirittura arriva a dire il Papa che discernere significa capire quando un'azione che si può comprendere semplicemente come peccato, in una determinata situazione e fatta da una determinata persona, non significa per lui peccato mortale. Questa è la parola più contestata del Papa, attualmente più rifiutata, perché lui dice, ve la leggo tale e quale, che quando è presente la colpevolezza della persona coinvolta, noi dobbiamo chiederci come una situazione ha influito nel commettere il peccato. Non si può mai parlare in astratto delle persone, mai ricorrere alla legge generale applicabile allo stesso modo e a tutti, perché il grado di responsabilità verso un atto di peccato non è uguale per tutti in tutti i casi. Numero 300, paragrafo 300. È un'affermazione forte, a tal punto che lui conclude: non è possibile dire che tutti quelli che si trovano in una situazione cosiddetta irregolare, divorziati, vivano in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante di Dio. Lo ripeto, so che è una bomba. Non è possibile dire che tutti quelli che vivono in una situazione irregolare di peccato, come i divorziati, sono privi della grazia di Dio e vivono in stato di peccato mortale. La Chiesa non può dirlo. La Chiesa può dire ai divorziati: la tua situazione non è secondo Dio, la tua situazione è in contraddizione col matrimonio fedele, non può dire dunque tu sei in peccato mortale. Oimè, fino a poco tempo fa lo dicevamo. E fino a 20 anni fa si diceva che quelli che erano divorziati erano scomunicati. Attenzione, lo si diceva, ma in nessun documento della Chiesa è mai stato scritto che chi era divorziato era scomunicato. Ma i preti, la gente lo dicevano, autorizzati di fatto da un giudizio che sembrava definitivo. Ecco allora il Papa, a partire da questo discernimento, che cosa dice? Nemmeno per quanto riguarda la disciplina dei sacramenti, la coscienza di una situazione irregolare non può essere sempre la stessa, perché il discernimento può in una situazione leggere che c'è colpa grave
e in un'altra colpa non grave. Molti si addentevano, ammessi alla comunione, i divorziati. Il Papa risponde così, non dicendo sì e non dicendo no, dicendo c'è un cammino da fare di discernimento. E le tappe che lui propone sono essenzialmente questo, lasciando poi ai singoli vescovi di determinare in base alla loro situazione. La sfida, mi permetto di dire, grande per me e i vescovi, saranno capaci di mettere in opera quel che chiede il Papa? Perché adesso è rimandato a loro. Ogni vescovo nella sua diocesi può arrivare ad ammettere dei divorziati alla comunione se fanno un certo discernimento. Discernimento le cui tappe essenziali sono queste. Primo, avere piena consapevolezza che il matrimonio che hanno celebrato era un sacramento. Se loro non avevano consapevolezza, il matrimonio era invalido. Ma avevano consapevolezza di celebrare un sacramento e hanno consapevolezza di aver mancato alla legge di Dio commettendo un peccato. Secondo punto essenziale, sapere assolutamente, con adesione profonda, che devono essere tutte le urgenze della giustizia soddisfatte con il primo matrimonio. Uno non può aver lasciato dei figli, non può aver lasciato una moglie, normalmente può anche darsi viceversa, senza aver ottemperato tutte le urgenze di giustizia economica, di giustizia necessaria. Terzo, comincia a fare un cammino di discernimento accompagnato possibilmente da una persona della Chiesa, un prete, un monaco, qualcuno che abbia semplicemente la possibilità di porre delle domande e di non lasciare la persona nel solipsismo oppure in una specie di autoriferimento in cui la soggettività prevale. È un cammino lungo, è un cammino penitenziale, è un cammino in cui deve mostrare che il nuovo corso di famiglia, il nuovo rapporto, la nuova storia d'amore è convinta, in cui si è fedele, in cui si vuol vivere assolutamente nella Chiesa e nella comunità cristiana. E dopo tutto questo il vescovo ha il discernimento per decidere, questi possono essere ammessi alla comunione. Non si parla di nuovo matrimonio, attenzione, non si parla di benedizione della nuova situazione, ma possono giungere alla comunione, perché il Papa insiste. La comunione non è un premio per i perfetti, ma è una medicina per i malati. È un cibo per quelli che sono deboli. Guardate che queste parole, sentirle. Certo, chi come me, chi come certi presbiteri conoscono un po' la storia della Chiesa, sapevano che anche il Concilio di Trento diceva che la comunione, l'Eucaristia rimette i peccati. Ma quanti lo sapevano? Ci hanno sempre detto che prima di fare l'Eucaristia bisogna essere in situazione regolare. E questo vale ancora. Ma se c'è stato questo cammino di discernimento, e un discernimento testificato dal presbitero, ecco che è possibile la pienezza della vita nella comunità. Ma già da subito il Papa dice i divorziati possono partecipare alle liturgie, da subito, possono far parte dei consigli pastorali, da cui finora ne erano esclusi, possono andare anche all'altare e leggere le letture.
per l'ammissione all'Eucaristia questo cammino penitenziale, che le chiese dovranno normare, che i vescovi dovranno, con l'aiuto, certo un vescovo non può seguire nella sua diocesi tutte le coppie, ma con l'aiuto di presbiteri equilibrati, sapienti, persone docili allo Spirito Santo, si può fare questo cammino. Ecco, voi capite che questa indubbiamente è la novità, non infrange la dottrina tradizionale, il divorzio resta sempre in contraddizione a ciò che Dio ha voluto, ma in una chiesa ospedale da campo, una volta che è infranta la legge e che uno ha la capacità di fare un cammino penitenziale, deve regnare la misericordia anche per lui. E la Chiesa con misericordia l'accoglie alla tavola in cui noi tutti come mendicanti pigliamo il viatico dei pellegrini, il cibo dei peccatori. Io, come quelli che vivono contraddizioni manifeste, perché io le vivo semplicemente non manifeste, ma tutti noi siamo in contraddizione con la volontà e con l'amore del Signore. Adesso questa è davvero la via aperta da Papa Francesco, che non sarà contraddetta. Il problema cui andremo incontro, quale sarà? In qualche chiesa delle lentezze nel metterla in pratica, qualcun altro farà finta di niente, farà il sordo, qualcuno è già arrivato a dire, ohimè, un cardinale, che questo non è magistero, ma che è semplicemente il pensiero personale del Papa. Purtroppo è un cardinale che ha scritto questo. Ciò che non sta né in cielo né in terra, perché è un'esortazione che è più di un discorso del Papa, perché è fatta col sinodo, è sinodale, praticamente dopo i testi conciliari e le definizioni ex cattedra è il documento con più autorità. Però sapete, cambiare nella Chiesa, vi ripeto, non la dottrina che resta la stessa, ma questa mentalità, e arrivare soprattutto all'esercizio della coscienza, del discernimento, sarà un cammino lungo. Io, a conclusione di questa presentazione, in cui si sarebbero potuto dire altre cose, ma credo di avervi detto l'essenziale e ciò che di questa esortazione non ripete l'insegnamento peraltro ricco soprattutto di Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio, vi dico tutta la mia speranza, ma oso chiedere a voi, semplicemente fratelli e sorelle come me, esercitatevi nel discernimento, anche se alcuni diranno ma ormai sono vecchio, c'è sempre tempo a imparare a pensare, a mettersi di fronte alla parola di Dio, a cercare ciò che è bene, a giudicare ciò che è bene e ciò che è male, formandosi una coscienza, ma non una coscienza autarchica che ascolta solo sé. Innanzitutto la forma il Vangelo leggendola. Poi abbiamo tutta la tradizione, la dottrina della Chiesa. E poi abbiamo il riferimento alla vita che viviamo ogni giorno. Ascoltate anche questo. Perché io ho imparato tante volte, ascoltando quelli che piangono sulla loro situazione, ascoltando i divorziati, ascoltando persone che fanno fatica a vivere. Quante volte vi devo dire anche dei temi che l'enciclica non è, che l'esortazione non è riuscita a trattare per paura, perché alcuni l'hanno vietato. Ma il problema dell'omofilia, o il problema anche del genere. Sapete, quando mi arrivano persone di 15-16 anni piangente, che dicono, ma io sento
sono un uomo ma sento di essere una donna o viceversa. E non vi dicono questo, sapete, ridendo o godendo, sovente sono ferite disperate. E poi non sanno con chi parlare di questo e vi chiedono: ma cosa ne dice? Cosa dice lei? Devo andarmi a far operare? Cosa significherà se cambio sesso psicologicamente nei rapporti? Allora su queste persone non si tratta di accogliere e dire, secondo certe teorie, ma il gender non esiste. No, noi nasciamo o uomini o donne, e poi l'orientamento sessuale resta un enigma che nessuno sa, perché in alcuni si sviluppa in un senso o nell'altro, o in alcuni si sviluppa addirittura quasi in modo parallelo. Siamo diversi nella sessualità. Ci sono persone che hanno una pulsione molto forte, persone che la sessualità la sentono come un'inquilina lontana, come la voce della nonna al telefono. Siamo diversi, dobbiamo smettere di giudicarci, dobbiamo cercare di vedere quei frammenti di bene, di amore che è possibile in alcuna persona. Poi essere chiaro. Non si tratta di dare il matrimonio a questa gente, almeno a livello religioso. A livello civile è la società che lo decide secondo la sua crescita culturale e le sue scelte. Ma per la Chiesa no. Però si tratta di dire: questi fanno parte della Chiesa, sono fratelli e sorelle come noi. Io non li giudico, come ha detto il Papa. Li giudicherà il Signore. Però alcune volte io ho trovato in certe storie, anche queste che sono le più irregolari, più amore che in certe vite familiari, ve l'assicuro. Ormai sono vecchio e ho accompagnato anche tante persone in queste situazioni irregolari. Soprattutto 25 anni fa, quando è iniziata la storia dell'AIDS, ve lo confesso, per alcuni anni ho frequentato un ospedale a Torino, seguendo fino alla morte e accompagnando fino alla morte persone che morivano di AIDS. Ho anche scritto allora un libretto su questo. E ho visto che pur in questi amori irregolari c'era tanta cura a volte, tanto affetto, tanta fedeltà, tanta sofferenza, che nessuno di noi può dire: lì c'è solo inferno. Stiamo attenti, perché quando crediamo di vedere tutto bello, magari siamo accecati da noi stessi. Siamo tutti mendicanti. Io, voi, quelli che vivono situazioni regolari e irregolari, mendicanti della misericordia di Dio. Ecco, io ringrazio Papa Francesco per questo dono dell'esortazione e spero che voi abbiate la possibilità di approfondire e trovare coi vostri presbiteri, nelle vostre chiese, dei cammini che siano davvero di aiuto a vivere. È un duro mestiere vivere, è difficile per tutti. Che almeno la fede ci aiuti a stare in piedi, a non perdere la dignità, ad avere speranza fino alla fine. Grazie dell'ascolto, e ci sarà un altro appuntamento su un altro tema, certamente. Ormai abbiamo dedicato 3 incontri a questo tema della vita matrimoniale. Sarà un altro tema, ma vi incontrerò.